La Serie A mette in campo per ogni partita casalinga quasi tutti gli agenti della polizia locale a disposizione, agenti che a causa della carenza di organico vedranno saltare riposi e saranno impegnati in turni straordinari pagati dal Como 1907. La cifra ammonta a 60.000 euro per il campionato 2024-2025, una somma, quella messa in conto, ben superiore al passato perché, come previsto dalle misure di sicurezza, quest'anno per ogni gara il dispositivo sarà sempre quello rafforzato. Mentre nella passata stagione veniva definito in base al livello di rischio basso, medio o alto della partita stessa. Pertanto tutte le postazioni indicate attorno allo stadio e lungo il percorso di avvicinamento andranno presidiate, senza contare che per gli uomini del comparto di Viale Innocenzo XI il lavoro parte ben prima della gara e si conclude ore dopo la fine del match. Inizia infatti con i divieti di sosta e le eventuali rimozioni attorno all'impianto cittadino e prevede personale anche all'Azzago, dove vengono fatti confluire i tifosi ospiti. Durante l'evento sportivo in sé vengono schierati tra i 20 e i 22 agenti, che diventano 30-35 se si considerano appunto il pre e il post gara. Il conto è presto fatto, se si pensa che gli operativi effettivi sono una quarantina. Dati alla mano, l'organico attuale della polizia locale è di poco meno di 70 agenti, 68 per la precisione, erano 86 nel 2019. Ad oggi a Como c'è un agente ogni 1200 abitanti. Una decina è impiegata nei lavori d'ufficio, tolti i distacchi, i colleghi appena arrivati che devono ancora completare il corso regionale e quindi non sono ancora in strada, e i normali turni di riposo che devono essere garantiti, i numeri parlano da soli. Gli straordinari dunque diventano una necessità per garantire il servizio, a fronte comunque di ore di riposo compresse e giorni liberi saltati. Ormai le forze sono ridotte all'osso, mentre la richiesta di sicurezza è in costante crescita. Basti guardare soltanto alla concomitanza di eventi in programma nelle prossime settimane, tra partite del Como, Giro di Lombardia e rally, il tutto senza considerare il lavoro ordinario e quindi viabilità, traffico da regolare a causa di incidenti o cantieri, controlli, ordine pubblico, gestione di flussi turistici ancora importanti. La speranza, espressa in più circostanze dai vertici del comando, è che si possa allargare la previsione delle assunzioni. Al momento è in itinere un concorso che guarda 8 nuovi ingressi, ma le tempistiche per l'impiego effettivo sono tutte da definire. L'unica certezza, a stretto giro, è l'arrivo di un rinforzo da Lecco, 6 agenti più un ufficiale, per il Giro di Lombardia, una collaborazione di cui è grato il comandante Vincenzo Aiello.